Questi erano gli Editors con An End Has a Start. Per questo, per rivangare sempre il fatto che una fine ha un inizio, cioè la fine della Coppa Italia è l'inizio della vostra fine. Queste lezioni d'ontologia di Luca ovviamente le potete trovare in uscita in edicola insieme a Vero di Sandro Maier in allegato in allegato oggi. Sì, e riceverete insomma un euro anche dal giornalaio. Esatto. Un incentivo statale questo. Vabbè, in faccia. Allora, grandissima amarezza, questo saluto di Paolo Zenoni, che è in your face, tipo, che cos'è? Tipo, in your face. Sì, ah, tipo Reggie Miller cup, quando... Two girls, one cup. Ragazzi, no, no. Una cosa gravissima. The cup in your face. Basta ragazzi, vi prego. Vorrei fare come Dikembe Mutombo, ma con questo dito a dire no, no, lo schiacciatore di turno, invece no, proprio una tripla di Capone in faccia, questa è stata questa Coppa Italia. Luca, vai avanti te, io sto veramente a pezzi. Mauro, è una settimana, si è tagliata un po' la barba, sembra veramente più bruco di quanto fosse prima. Verme vero? Verme vero. Vabbè, l'avevo fatta, era un fioretto in vista della partita, ora lo posso dire. Ho millantato, invece sì, che volevo provare un altro look. Invece no, insomma, facciamo troppo schifo. Veramente schifo. Per dare credibilità a quelle dichiarazioni, sì, l'avevo fatto in vista derby, invece no, mi sono chiuso proprio così. Un'amarezza infinita, ragazzi. Di brutto, pure capito, con questo sconforto mondiale. Vabbè. Adesso poi ci rivorrà parecchio per farti crescere questa birra. Sì, non cresce, oppure sì, fatto si è messo pure della crescina in faccia. Ma crescina è... pure cioè, parecchia, ho ingoiato pure parecchio con cibo, di questi tempi purtroppo, questa settimana, vergogna. Luca, allora, abbiamo salutato Paolo, veramente un saluto straziante, veramente. Strappa lacrime, mi è scesa una lacrimuccia proprio, di quelle veramente stalattitiche. No, anzi oggi c'è pure un clima adeguato qua in radio, anzi sì, direi. Stranamente volta... oggi l'aria ferma, non fa caldo, non fa ogni freddo. Ogni volta o vedo un drago de Komodo qui a prendere il sole oppure non so. Sì, veramente, tigri siberiane che si aggirano per... Bravo, esatto. Comunque, stavamo dicendo appunto, parlando del sempre nazionale Under 21. La nazionale Under 21, speriamo che possa fare bene. Certo, però non no, è quella, aspetta, di Cesare abbandoniamo Maldini, un attimo il tema della nazionale Under 21, sì, no, ti voglio chiedere. Va, pure qual è... Secondo te la puntata più bella, qual è stata la puntata più bella di Sabato Trippa? Allora, secondo me la puntata più bella non saprei. Quella che dovremmo ancora fare. Direi ai microfoni di Francesca Sanipoli. Invece, visto che non voglio far prete il laicismo, dico che secondo me c'è una tranche della puntata che abbiamo fatto sui portieri, con un intervento proprio di Paolo Zenobi, che è stata davvero esilarante. Oppure quando abbiamo ripercorso la carriera di uno dei più grossi giocatori italiani di tutti i tempi, ovvero Riccardo Maspero. Sono questi, insomma, un po'. Sì. Mi ricordo, quindi andateli a cercare dove, se sa, dove? No, sulla pagina di Sabato Trippa, però sarebbe troppo da... No, su YouTube, anche su YouTube, sul canale di Radio Yes, basta scrivere Sabato Trippa www.sabatotrippa.devoglio.bene. Sì, tra un intervento di Mario Draghi e uno dei... troverete delle perle importanti. Esatto. E quindi, dicevo, invece per me... Ah, è vero, per te dovrei farti la domanda, Luca. Esatto. Ragione, scusa. Allora, Luca, ma secondo te la parte, diciamo, più bella, oppure se c'è una puntata che ti è piaciuta di più di Sabato Trippa? Sai che è veramente un vuoto adesso. Forza, te credo. Però devo dire che mi sembra, se non sbaglio, la puntata sui bomber aveva una tranche non male, che era abbastanza esilarante anche quella. E poi sinceramente faccio niente fatica a ricordare. Vabbè, te credo, ovviamente c'è. Ricordiamo che noi facciamo la trasmissione oggi, quindi che è sabato, esatto. Il venerdì sono veramente giornata male, cellule indietro. Presidenti, anche sui presidenti non mi Ah, ragazzi, presidenti, non mi era dispiaciuta la parte su Costantino Rozzi, come no, mi ricordo, con l'Ascoli col pedalino rosso. Esatto. Al del Duca. Sì, ora mi commuovo pure, mi sa. Invece sono lacrima amare, lo sai. Sono lacrima amare queste. Invece vorrei ringraziare Barachino per non essersi presentato in trasmissione oggi. Non si può fare, dai. No. Non si può proprio fare. No, non si può fare. È stata una cosa. Comunque, parlando un attimo invece di. Torniamo al presente. Vai. Torniamo al presente a questo periodo. Parlando un attimo di mercato. Sì. Queste voci su di questi. San Giovanni del Dio, sì, ci stanno ovviamente. Brigate, perché sono finiti i tonnarelli, è finito.
Arriva le Cerase. Gerardo, via le Cerase. Tutta Cerasa. Viva le Cerase. No, volevo dire, si sta parlando parecchio in questi giorni di Gattuso, modo mondiale, modo mondiale. Gattuso al Palermo, per esempio. No, vabbè, ragazzi, è una butata. Seedorf al Milan. Sì, abbiamo detto, ma insomma pare che non si realizzi. Stramaccioni alla Roma. No, ragazzi, vi prego. Lazio Zigrinski. Ah, tu ricordi Zigrinski? 25 milioni lo pagò il Barcellona per farlo stare veramente in panchina. Poi tornò e rincacciarlo. In Ucraina, ovviamente. Tornò allo Shakhtar. Sì, tornò allo Shakhtar. E adesso costa 5 milioni. Ha avuto una svalutazione notevole. Non si sa, non si spiega. Però secondo me era un buon giocatore. Io l'ho visto giocare. Non era malissimo, un po' macchinoso. Certo, non è rapido. Secondo me nella Lazio Andre Diaz. Esatto, andrebbe a sostituire Andre Diaz. No, parlando di Lazio, visto che insomma non abbiamo mai parlato, abbiamo parlato anche di Roma, anche di Totti, eccetera, ma di Lazio non abbiamo parlato. Non è vero, e ne parlo sempre anche io. Se oggi sarebbe dovuta essere stata la puntata finale sulla Lazio, avremmo dovuto farla. No. Però rispetto comunque la mestizia dei tifosi giallorossi. E però un piccolo appunto lo farei. Vai. Adesso lo Tito ha deciso finalmente, ha detto che rinforzerà la rosa. Però secondo me non deve fare grandi cose, semplicemente non mandare via i giocatori che ci sono. Cambiare due o tre veterani. Cambiare due o tre veterani, perché Diaz va mandato via. Addirittura. Fondamentalmente dovrebbe prendere due giocatori. Ancora, rosa. No, va bene. Due giocatori dovrebbe prendere, anzi tre giocatori, uno per ruolo. Punto. Dovrebbe prendere un centrale centrocampo, una punta forte. Che è quella che manca. Ilmaz si era lasciato scappare l'anno scorso anche, e un centrale difensivo gennaio, come Zigrinski sarebbe secondo me più che opportuno per la Lazio. Per caso vi incontrai con Zigrinski, diceva Battiato, mi ricordo. E quindi questi sarebbe, anche perché so che saliranno, vanno già in ritiro tre Rozzi, giovani Lombardi, no, Rozzi, Crecco e Keita. Ah, Rozzi, Greco e Keita, titolari, scusami, si aggregheranno alla prima squadra il prossimo anno. Crecco è un buon giocatore, laterale sinistro, terzino sinistro, non male, ha buon margine di crescita. Keita ancora, ragazzi, Keita carattere un po' fumantino, un po' fumantino. Lo dicevo anche De Sharawi a tempo del Padova, poi si è rivelato invece un suo punto di forza. Un punto di forza, anzi, De Sharawi è un signore, bisogna dirlo. Sì, di là della cresta. Ma il Padova ha grossa strapotenza e supponenza sui rettangoli verdi. L'hanno trasformato al Milan, evidentemente gli ha fatto bene la maglia rossonera. E si spera anche che il salire in prima squadra per Keita farà lo stesso. Un giocatore un po' sconosciuto, io l'ho visto giocare, sinceramente mi hanno impressionato altri giocatori rispetto a lui. Io ho visto il Piaretto, primavera, insomma, sì. Tipo Lombardi, tipo Cataldi, che invece è ancora Massimo De Cataldi, Massimo De Cataldi, grande calciatore, vero. Che ancora non stanno salendo. Però devo ammettere che questo è un outing, un piccolo outing che non interessa a nessuno, ma lo faccio io per conto mio. Ultimamente sono un po' disaffezionato al calcio in generale. Ma che è successo? Sei pazzo? No, fermo, al calcio di Serie A. Perché? Perché mi sono molto interessato invece al calcio giovanile. Ah, mi piace molto guardare, per esempio, anche gli allievi. Digerire anche. Digerire, come ho fatto in questo momento. Guardare gli allievi, il campionato, campionati o partite. Per esempio, ho visto un Barcellona-Inter finale degli esordienti. No, degli esordienti mi sembra un po' troppo. Ma forse allievi. Allievi, credo. Allievi. Comunque, erano del 90. No, erano del 2000. No, scusami, erano del 98, 97. Nel 97 sono grandicelli e Luca cominciano a avere allievi. Non so. È quello tra non gli allievi primavera. E la primavera. No, è tra gli allievi e la primavera. No, Peretti, ma non esiste, cioè o allievi o primavera. Vabbè, comunque erano nel 97. E ragazzi, il Barcellona è una squadra veramente di fenomeni. Ci sono due coreani che uno che è alto praticamente 1,30 m, ma è un animale. Il nuovo Messi. Però aspetta, perché secondo me ci può aiutare da questo punto di vista, che è un grande osservatore. Sì, di che? A che mese siamo? Forse è coraggio. Dopo aprile viene Maggi. Mamma, ecco. Ma che presentazione, no? Sembravo veramente, non so, Milli Carlucci. Mago Zurli, più che altro. Maggi io non lo sento da quando è? Dalla finale dei Champions, o sbaglio? No, addirittura visti là. Siamo addirittura visti e sentiti dopo il Piccinini contest, però l'ultima partita della stagione calcistica è stata. Ecco, vabbè. No,
No, sì, per me sì, ovvio, per me. Scusa, ma se ti offrissero 30 milioni più Torres, te Cavani glielo daresti? Mai, mai nella vita. Ah, quindi proprio Edison tutta la vita. Ma Torres mesto qua in Italia, no, io Cavani. Dici? 30 milioni. Io 30 milioni più, più Torres, mi sa che pensierino ce lo faccio più che altro. Forse sì, dai, alla fine sì. Alla pari lo faccio. Anche perché con, Spagnolo con in Italia. No, anche perché con 30 milioni e Torres, tu prendi Torres e più ti vai a comprare un altro fenomeno, perché te lo prendi un fenomeno, ti puoi prendere un Lewandowski, per esempio. Con Pjanic, 30 milioni. Per esempio. No, fai finita. Puoi andare a prendere un Mattia Destro, che ne so. Sì, sì. Oppure un po' di giovani, che ne so, fai una bella saccocciata di Piris, Taxidis, e Marchigno. Marchignos. Marchigno. Ah, Marchigno, beh, giovane, da solo, giovane. Perché... Vabbè, non giusto, è vero. Pure Piris non è giovane. Quindi... Vabbè, insomma. No, beh, Piris ha 24 anni. Ha 24 anni, sono pure Marchigno, ho 26 anni, 86. Vabbè, insomma, Daniele, come al solito, te vinci la Coppa e parli di Roma. Questo c'è, no, giusto, no, per... No, ma io sto... No, calcio è del calcio mercato, che Roma, no, no. Figurati, no, 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 assolutamente. Vabbè, angoscia incredibile. Vabbè, ma continuate voi. Aspetta, no, aspetta un attimo, voi. Aspetta un attimo, perché andiamo in pausa e torniamo subito con Daniele Maggi. Oh, non ce lasciate, Daniele. Meno pausa, meno pausa. No, più Maggi.